Ciao a tutti ragazzi, sono Vlad e oggi sono qui con Gaffer in provincia di Bergamo, al castello di Malpaga, per questa nuova puntata di No Stylist. Sono qui con Pierluigi Gollini, portiere di Atalanta. In questo format No Stylist, tutta la direzione delle riprese praticamente nelle mani di Pierluigi. Tra poco Pierluigi avrà la possibilità di andare appunto a esplorare tutti i vestiti che sono dietro di noi e scegliere e costruire tre outfit. E alla fine abbiamo la nostra stylist Valeria Semushina che darà il suo ultimo parere e appunto giudicherà gli outfit che Pierluigi tra pochissimo farà. Allora Pierluigi, sei nato a Bologna, giusto? Sì. Però non sei cresciuto a Bologna, sei cresciuto a Ferrara. Esatto, in provincia. In provincia di Ferrara. Come si vestivano le persone, oppure tu e i coetanei, quando hai vissuto a Ferrara? Ma guarda, io sono nato in una zona di periferia fuori di Ferrara, molto umile, no? Una zona molto, molto normale, non c'è ricchezza, non c'era allora, non c'è neanche oggi tanta ricchezza, assolutamente. Diciamo che le persone intorno a me si vestivano molto in maniera molto normale, no? Con i miei amici. Già da ragazzini comunque ascoltavamo molto la musica rap, che un po' quella è stata la prima il genere di influenza che avevo. Mi piacevano le cose molto larghe, oppure comunque mi ricordo che con i miei amici tanti compravano le cinture finte di Gucci, Dolce okay. Gabbana, i cappellini, e guardavamo queste marche come questo è quello che vorremmo metterci. Andava comunque quelle cose molto di quartiere, no? Che poi penso siano comuni un po' in tutte le zone d'Italia, di periferia, nei vari quartieri, no? Quando c'hai quell'influenza comunque culturale che magari sai viene un po' dalla strada e ascolti un genere musicale, sì. Mi sono avvicinato anch'io a quel genere lì. Ok, prima che andiamo a scegliere il primo look ti do un po' la linea guida. Ok. Il primo look che dovrai costruire è un look che potresti indossare per esempio ad una cena durante la settimana della moda, quindi tipo una cena di alto livello. Ok. Allora, primo outfit. Qua c'è l'imbarazzo della scelta. Che normalmente quando costruisci un outfit da dove parti? Dipende che cosa voglio di mettermi. A volte ho voglia di mettermi un certo tipo di scarpe, quindi parto da quello, oppure se ho voglia di mettermi un pantalone, parto da quello e dopo ci costruisco intorno tutto il resto. E questo pantalone è molto bello, molto stiloso. Assolutamente da provare. Bello, vai. In certe situazioni a me piace anche molto andare tipo con una maglia bianca semplice, okay. E la metto a volte dentro oppure fuori, dipende, okay. Magari metto una bella cintura e poi sopra un bel capo che okay. Completi tutto. Ok. Quindi in questo caso secondo me ci potrebbe stare la maglia okay. Questa qua e provare a metterci questo qua sopra e poi la scarpa, in questo caso secondo me anche una Louboutin tutta bianca. Ok. Oppure anche quella nera, dopo bisognerebbe provarla, la scarpa secondo okay. Me va sempre provata, okay. Chiaramente. Quindi vuoi provare entrambi, sia sì. Quello sia quello. La scarpa bianca e quella nera là un po' più elegante. E ricapitolando, maglietta, pantalone, cappotto e sceglierai uno delle due. O la Louboutin bianca o quella nera un po' la più elegante. La Louboutin nera, ok. Quindi sei convinto? Siamo pronti? Direi di sì. Allora eccoci, siamo qua, ritornati, bella outfit devo dire, mi piace un sacco. Ti sei soddisfatto? Sì, io sì. C'è qualche pezzo preferito di tutto questo outfit che ti piace di più? Veramente sia il cappotto che i pantaloni mi piacciono tantissimo. Il cappotto è molto in linea con tutte diciamo, le cose che ho e che mi metto nella vita mia quotidiana. Un pantalone così non ce l'ho, però è un pezzo veramente molto bello. Comunque vedo hai aggiunto anche un piccolo dettaglio tuo, gli occhiali che non c'erano prima, sono apparsi magicamente, però comunque ti devo dire un bel dettaglio. Grazie. Pierluigi ha detto che l'outfit è perfetto, chiamiamo la nostra stylist Valeria. Lascio tutto spazio a te. Ok, no, sicuramente con questo outfit non ti posso criticare, mi hai stupito e sicuramente sì. Stupirai la gente durante la cena con il tuo buon gusto. Grazie. È importante con questo outfit che hai scelto la maglietta bianca, perché? Perché il pantalone è già abbastanza importante perché ci sono questi dettagli sulle ginocchia. Scegliendo una maglietta così minimal hai fatto benissimo, il balance del look è perfetto. Ti ringrazio. Il voto? Ah, il mio voto è 10. Voto 10.
Allora, il secondo outfit, alla differenza del primo, sarà praticamente l'opposto. Passiamo dalla cena di Fashion Week a una giornata normale, quindi l'outfit deve essere casual. Direi di passare alla costruzione dell'outfit. Per questo qua partirei da jeans. Ok. Amiri, che sono i miei jeans preferiti, per okay. me è un pezzo che non può Vai. Mancare. Poi potrei provare... questo sicuramente ci sta bene. Questa ci sta la grande, anche la maglia. Anche questa. Questa sì, questa mi piace molto. Maglietta, camicia. Ok. E giacchetta. E jeans. Le scarpe, andiamo con queste. Con le shattered, ok. Buona fortuna, vediamo cosa ne viene fuori. Thank you, my friend. Allora, eccoci, siamo ritornati con il secondo outfit. Allora, innanzitutto, cosa te ne pensi del tuo outfit? Sono soddisfatto, mi piace, con colori comunque freschi, dalla t-shirt ho messo la camicia aperta, poi il giacchetto per completarlo. Ero un po' indeciso sulla scarpa, forse sarei andato anche sullo white con Jordan, con la bianca azzurra, però comunque sono soddisfatto, okay. Un bel outfit da tutti i giorni. Perché così a me mi sembra molto complicato, nel senso ci sono diversi dettagli che cercano di attirare l'attenzione su se stessi, però tipo nell'insieme è molto pesante. Okay. Questo è il mio parere, però vediamo... No, infatti io ero anche indeciso se mettere solo la maglietta, però mi piaceva mettere qualcosa okay. sopra per finirlo okay. un po' di più. Però okay. è un outfit che può anche andare benissimo solo maglietta, un jean semplice con la t-shirt sì, e le scarpe. Però il mio parere è, non importa niente in realtà qua, perché il parere importante della nostra stylist Valeria, che la chiamo qua e vediamo cosa ne pensa lei. Allora, secondo me anche qua hai fatto un bel lavoro, perché Grazie. Hai rischiato prendendo tre pattern completamente diversi e di solito neanche tutti gli stylist sanno farlo bene, quindi qua veramente 10 per la parte sopra, perché mi piace come stanno questi layers insieme. Poi hai portato il tuo accessorio che anche mi piace molto, qua comunque è un look che sicuramente può funzionare per la settimana della moda, ovviamente. L'unica cosa è che probabilmente per questo outfit non mi convince tantissimo il jeans, forse lo potevamo fare solo blu e senza i buchi, perché okay. comunque questa parte è già molto importante. Mm-hmm. Quindi se prendi un jeans un po' più minimo, diciamo, sì. più semplice, sarà perfetto. Okay. Però comunque il mio voto è quasi 10 e 9, però comunque complimenti. Grazie. Perché hai fatto benissimo, benissimo la parte qua. Eccoci qua, siamo per partire con il terzo outfit. La linea che dovrei seguire con il terzo outfit potrebbe essere usato in un video musicale rap. E allora, sempre agganciando il discorso del rap, sappiamo tutti che hai fatto uscire una tua canzone, un video, per essere precisi, un video del tuo pezzo. Raccontaci un po' la storia, perché... Pensavo che fosse giusto in quel momento fare questa cosa. E poi volevo anche raccontare la mia storia, no? Un po' quello che è stato... il mio passato, perché penso possa essere di ispirazione per tanti altri ragazzi che nascono da niente, partono a giocare in mezzo alla strada e arrivano e hanno il sogno comunque di arrivare in alto e giocare al top dei livelli, no? Quindi se ci sarà un momento in un futuro, quando penso che sarà il momento giusto, potrei fare qualcosa ancora. Ok, ok, ok. Quindi ci sono altri pezzi nel... Qualcosa c'è. Okay, qualcosa okay. bolle in pentola. Comunque, il terzo outfit, come abbiamo appena detto, dovrebbe essere costruito per far parte di un pezzo del video rap. Great challenge. Quindi in una canzone rap bisogna spingersi un po', no? Questo mi piace molto, sicuramente penso che potrebbe essere un pezzo giusto. Questo... penso che ci potrebbe stare molto bene. Questo mi piace. Prendo questi due sicuro. Poi prendo... camicia, la pantalone. Ma prendo questi tre qua. Poi vedo se la giacca ci sta bene o no. Le scarpe? Scarpe...
Se ci fosse il pantalone largo sotto che va sopra la scarpa, potrei anche farlo. Prendo Jordan, resto fedele. Ok. Ok. Andiamo. Ed eccoci qua, siamo ritornati con il terzo outfit. Madonna, sei andato pesante. Allora vai, parlaci un po' dell'outfit, la tua selezione. Chiaramente per una situazione del genere ci sta un po' spingere forte, esagerare, no? Quindi è chiaro che nei video, i rapper, nella musica si rappresenta molto anche la propria personalità tramite i vestiti e si tende a usare un po', quindi ho optato per un outfit forte, comunque mi piace molto, come ho detto prima sono molto black and white, quindi è comunque sicuramente spinto, però mi rappresenta anche molto. E credo sia andato anche con le chain, sì. Hai messo una catena aggiuntiva? Sì, ho messo il 95, il video rap le ho messe tutte, prima ho messo quelle più... Okay. Giusto, no? Anche le chain le ho calibrate. E comunque 95 il tuo anno di nascita. Bellissimo. Ed è anche il numero di maglia. Che porti sulla, esatto, maglia. Bello, bello. Come sempre il mio parere qui non è importante, quindi chiamiamo la nostra stylist Valeria e sentiamo il suo parere ed ultimo voto. Eccomi. E allora anche qua ti do 10. Mi hai sorpreso, no, perché comunque qua oggi stavo per dire non bocciarmi all'ultimo. No. Non rovinarmi. Soprattutto per il video musicale mi è stupito, perché in realtà pensavo che sceglierai completamente altri look. Che cosa ti aspettavi? Pensi, in realtà pensavo questa giacca pazza qua o il pantalone di Valentino, sai? Ho pensato. Però alla fine hai scelto i pezzi un po' più ricercati e io sono molto felice per questo. E allora 10, 10, 10. Grazie. Sinceramente mi è venuto molto naturale, perché ho visto che soprattutto i pantaloni e la camicia ero sicuro al 100%, sì, che andavano. E questo qua l'ho preso, ho detto tanto, mi piaceva moltissimo come pezzo. Ero abbastanza sicuro che potesse stare bene, non al 100% perché comunque un po' materiale diverso, però sta bene, sono felice, un po' le scarpe era al dubbio se questa o... Perfetto, in realtà sì, anche la scelta delle scarpe è perfetta qua, perché comunque creano sempre questo contrasto giusto e sono perfette. Hai fatto la scelta perfetta. Giusta. Allora, quindi abbiamo il voto totale di 29, quindi siamo nella classifica A+. Quindi no stylist for real. Esatto, dove ci sono i miei? Allora, questa è la fine della puntata di Gaffer No Stylist a Bergamo, quindi da Vlad è tutto, da Valeria è tutto, da Pierluigi è tutto. Grazie per aver seguito questa puntata e ci vediamo, mi raccomando, tornate su questo canale, nella prossima puntata in un'altra città europea. Quindi bella a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.